Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione consiliare presieduta da Andrea Smacchi ha deciso che le nomine di competenza della Regione nei collegi sindacali di Sviluppo Umbria e GEPAFIN e nel collegio dei revisori dei conti di ADISU, l'Agenzia per il diritto allo studio, saranno decise in aula nella prima seduta utile, cioè il 16 luglio prossimo. Hanno votato a favore Smacchi, Chiacchieroni e Casciari, Partito Democratico, Solinas, Gruppo Misto e Morroni, Forza Italia. Si è astenuta Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda l'altro punto all'ordine del giorno, il rendiconto 2018 di Regione e Assemblea Legislativa, è stato deciso di attendere il giudizio di parificazione della Corte dei Conti, previsto il 10 luglio prossimo. La Commissione si riunirà nello stesso giorno e con l'intento di mandare il documento in aula sempre il giorno 16 luglio. Il capogruppo della Lega, Valerio Mancini, anche vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, interviene in merito all'aggressione avvenuta alcuni giorni fa ad un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, annunciando una interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale per sapere quanti casi analoghi sono stati censiti e denunciati e soprattutto quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare alle evidenti difficoltà dei nosocomi umbri e pronto soccorso. Mancini chiede al presidente Paparelli, trattandosi di argomenti riguardanti l'intera collettività e quindi rientranti nel servizio di ordinaria amministrazione, di rispondere quanto prima. Sullo stesso argomento si era espresso anche il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, che ha chiesto di prevedere vigilantes sanitari negli ospedali dell'Umbria affinché la sicurezza venga garantita nei luoghi più vulnerabili dove vengono gestite le prime emergenze dei pazienti, consentendo ai professionisti della sanità di gestirle in maniera ancora più efficace. Presentato a Palazzo Cesaroni il nuovo difensore civico della Regione Umbria. Lo vediamo in questo servizio di Marco Paganini. Un ufficio che opera per una pubblica amministrazione imparziale, trasparente, efficace ed efficiente negli ambiti della sanità, dei servizi sociali, della disabilità, dei trasporti regionali, dei fondi europei ed in ogni materia di competenza regionale. Così il difensore civico della Regione Umbria, Marcello Pecorari, ha spiegato le competenze attribuitegli dall'Assemblea Legislativa con il riconoscimento di questo incarico. Pecorari ha sottolineato che il difensore civico è chiamato a tutelare i cittadini da eventuali abusi o ritardi della pubblica amministrazione. Il lavoro di questa figura istituzionale è caratterizzato da imparzialità, assenza di forme di controllo, gratuità dei servizi offerti ai cittadini, semplicità nel rivolgersi ad esso. È un po' di anni che mancava il difensore civico in Umbria, una delle poche regioni che non aveva provveduto nell'ultimo periodo a nominarlo. Fortunatamente questo problema è stato risolto, la nomina del difensore civico, quindi del sottoscritto, è avvenuta nel mese di febbraio. Abbiamo costituito l'ufficio, che è stato dotato di un personale di segreteria, speriamo venga presto ampliato perché già le richieste di intervento nostro sono tante, sono quasi 3 segnalazioni al giorno, quindi numeri importanti, e ovviamente procediamo con tutte le forme che sono possibili per portare a conoscenza dei cittadini l'esistenza di questa figura istituzionale. Chiunque può rivolgersi al difensore civico, privati cittadini, associazioni, enti, comitati, per chiedere una tutela o anche semplicemente una intermediazione nei confronti della pubblica amministrazione. Premesso che il difensore civico non ha una funzione giurisdizionale e quindi non potrà mai far causa a nessuno, né può intervenire in questioni che sono oggetto di discussione di fronte alla magistratura, quindi laddove ci sia una causa, in tutti gli altri casi il difensore civico diventa un intermediario qualificato fra il cittadino e l'amministrazione, nella specie amministrazione regionale, ma per quanto mi riguarda, se viene un cittadino umbro o di un'altra regione anche che ha una problematica con la provincia o con un nostro comune, sicuramente scriverò perché la problematica venga risolta. A Ventotene si è tenuta la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali d'Europa, presieduta da Donatella Porzi.
il servizio. Si è aperta con la medaglia di partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la due giorni di Callare, la conferenza delle assemblee legislative delle regioni d'Europa che si è svolta nei giorni scorsi a Ventotene sul tema «Per un'Europa dei diritti e delle responsabilità». Un confronto sulle tematiche europee tra i presidenti delle assemblee legislative d'Europa, docenti universitari, giornalisti e intellettuali, rappresentanti del mondo della scuola. Si è appena conclusa questa due giorni a Ventotene, un momento veramente importante per la Calre e per la conferenza italiana delle presidenze dei consigli regionali, che avevamo programmato e voluto fortemente in questo luogo simbolo per la creazione dell'utopia dell'Europa, questo sogno a cui i padri fondatori avevano guardato con grande prospettiva, con grande desiderio di creare un progetto che tenesse insieme la nostra Europa. Nella due giorni di Ventotene si è discusso di come realizzare una rete di scuole europea che rafforzi la formazione, la consapevolezza e il senso di appartenenza dei cittadini, auspicata inoltre una collaborazione maggiore ispirata alla Carta di Assisi, il manifesto internazionale contro i muri mediatici nato proprio in Umbria nel maggio scorso. I temi che abbiamo trattato sono stati temi di grande importanza, che hanno visto veramente una discussione molto partecipata grazie al contributo dei nostri relatori che nella prima sessione ci hanno prospettato le ipotesi di un'Europa del futuro, un'Europa che non ha paura e guarda con fiducia a un possibile futuro, richiamando sì i diritti ma anche sottolineando il livello delle responsabilità che appartengono a ciascuna delle nazioni che ne fanno parte. Ma voglio anche sottolineare la bontà delle sessioni nelle quali abbiamo affrontato altri temi che solo apparentemente sembrano secondari per la costruzione di un'Europa del futuro. E in primo luogo vorrei sottolineare l'importanza della comunicazione, un tema al quale guardiamo con grande attenzione, preoccupati come siamo del diffondersi di un modo di esprimersi dove è stata sdoganata violenza, volgarità, approssimazione. Ecco, presentare la Carta di Assisi è stato veramente importante e pensare anche a un progetto che da qui in avanti si strutturerà grazie alla collaborazione del sistema scolastico per una riflessione che parta appunto dalle giovani generazioni, dove parlare delle parole come se fossero pietre e che quindi non devono essere utilizzate per colpire qualcuno ma semplicemente per costruire qualcosa di positivo è un elemento importante. Il presidente del Parlamento europeo Tajani, nel suo video di saluto all'Assemblea, ha sottolineato che oggi più che mai c'è bisogno di un'Europa forte e unita e rispetto a ciò ha ribadito il ruolo positivo svolto in questo senso dalla conferenza delle assemblee legislative delle regioni d'Europa. Importante è stata la riflessione sulla situazione che stiamo vivendo, una cultura che purtroppo genera un'economia che non tiene conto dei più deboli, dei disagiati. Ecco, garantire diritti a tutti per non favorire una cultura dello scarto è il tema fondante da cui siamo partiti e che spero possa rappresentare il filo conduttore delle prossime azioni politiche. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it, naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.